3, 4, 6, 15, 20, 29, 20, 30, 30, 30. Dallo chef Rufi, sì. Chef V, lo chef più famoso di sì, ormai lo sanno anche i muri. Anche i muri o i muli. Perché i somari ti seguono. La pasta con gli asparagi. La pasta con gli asparagi. Anche di stagione. Beh, ma che stai sì, cucinando là in fondo? Ti faccio vedere come fare questa ricetta. Cioè, che c'è di là? Belzebù che sta? Perché le fiamme sono sempre... Una goccia d'olio con aglio di lì. L'olio agliato. Porto sempre di lì. Ma mettici anche un po' d'aglianico, secondo me, capito? E ne buono. E facciamo colore. Facciamo sbrodolare, vai sbrodolare tutto. Belli, con gli asparagi. Gli asparagi, io vado a usare questo prodotto. La marca per non fare pubblicità perché ti seguono 70 miliardi di persone. Secondo me sono i migliori perché non appassiscono, non so se guarda là, non appassiscono, guarda un po', ma forse perché stanno sotto per dare il sapore. Imbarazzo. La butto là, però non lo so. Sei tu il genio. La cipolla rosola comincia a diventare quando frizzica. Aggiungiamo un po' di acqua degli asparagi. Ah, l'acqua degli asparagi, bello, quella è freschissima. Guarda. Il brodo d'asparagi, vedi che tu sei il re delle tenebre, guarda, il re della fiamma, guarda là proprio. Prendiamo gli asparagi. L'appalto con il demonio. Tagliare la salsa. Quale salsa, scusa? Che hai fatto un po' di cipolla, la salsa. I gambi. Beh, con la mannaia, direttamente, ma un coltello un poco più... Cioè, questo rischi di farti male. Fate sicuro che non tagliate la testa dell'asparagio, perché questa è poi la bellezza. Questa è la bellezza. La grande bruttezza, ripeto, quindi il nuovo film... Io... Con te protagonisti. Contro gli asparagi freschi, ma preferisco questo. Questo, sì. Prima cosa perché sono uguali tutto l'anno, non è che non cambiano. Una volta sono verdi, una volta che l'hai tolto, sempre qua. Sono sempre. Signore, signore, saltiamo. Ecco qua, saltiamo. Saltiamo dalla paura perché con tutto questo fuoco. Una. Gli asparagi. Una nocciolina di burro. Bello. No, hai lasciato un po'. E lascia e mette dentro. Che sei a dieta? Sempre, se me lo vedo. No, però io preferisco il rosso, con questo prezzemolo verde ormai. Cioè, secondo me col rosso viene meglio il prezzemolo rosso. Però, insomma, ognuno. Una volta che la salsa si è consumata, l'acqua si è consumata. E il burro. Sì, noi ci consumiamo. Bro. Il pomodoro. Quando consumisci. Il pomodoro! Il pomodoro con gli asparagi! Due mestolini un po' di pomodoro. Ma a me mi viene l'orticaria! Ma che ci metti in questo? Ma che ci mette la benzina in questi piatti? Ma perché prendono fuoco? Se ce lo mettete in questo caso, io lo metto del peperoncino. Già, perché non erano abbastanza fiamme. Regolatevi sale e pepe glutammato. Sale, pepe glutammato, certo, il misto magico. E una gocciolina di pesante. Eccolo, è questo. Non è che vado a usare schifezze. Prodotti e schifezze. No, tutto genuino. Tutti genuini. Prendiamo gli spaghetti. Tutti genuini, gli asparagi freschi. Che si stacchi. Bella, vai. Nel brodo d'acqua, mamma mia. Sono pronti, guardate. Guardate. Adesso non ci resta che. Che piangere. Di burro, sì, come dice un famoso film. Sono pronti. Sì, adesso imbiattiamo. Quando vedete che tutta la pasta con il burro, il pomodoro e gli asparagi. Che stai facendo? Il numero di telefono con quelli di telefono vecchi. Andiamo ad imbiattare. Imbiattiamo, vai, fammi vedere come imbiatti il sommo chef. Un piatto a vostro piacimento, avranno imparato a dire anche a Andiamo ad adagiare. Adagiare! Ma viene a piovere! Adagiare, è stato un verbo! Mamma mia! Ho lasciato la pelle d'oca, guarda! Nel libero. Hai lasciato un asparago libero, gli altri li hai imprigionati. Che ti hanno fatto di male? Oddio, messo così sembra un poco. Un pochino di rosmarino. Si è emozionato questo asparago. Come mai sta da solo così? Cioè, è un poco. L'ha spolverato di chef, ma è un poco strano questo. Signore e signori, ma questa è la famosissima. Sei unico! Sei unico! Ancora una volta dallo chef. L'asparago col Viagra. Non dimenticate di seguire la mia bella, sai.